Ciao a tutti da Domenico e benvenuti nella cucina di Antico Mulino Rosso. Oggi vedremo come fare dei panini da hamburger, come vedete col sesamo sopra, e con lo stesso impasto faremo anche delle treccine. Useremo per questo tipo di pane farina Manitoba e farina di grano tenero tipo 0. Gli ingredienti di questa ricetta sono 250 g di farina Manitoba e 250 g di tipo 0 mescolati insieme nella stessa ciotola, 160 g di latte intero, 120 g di acqua tiepida, 60 g di burro, 10 g di sale, 20 g di zucchero e 20 g di lievito di pasta madre essiccata. Iniziamo mescolando tutte le polveri, quindi le due farine, il lievito con sale e zucchero, e misceliamo tutto per bene. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro corsista che ci ha fatto a mano e ci ha portato personalmente questo bellissimo cucchiaio che useremo durante le nostre video ricette e durante i corsi. Come vi dicevo, mescoliamo tutte le polveri, facciamo come al solito durante i nostri impasti il nostro foro nel centro della farina e uniamo i liquidi, latte e acqua. Lasciamo fuori soltanto il burro, che deve essere morbido, quindi tenuto fuori a una temperatura di almeno 20-22 gradi un'oretta almeno prima dell'impasto. Mescoliamo con il nostro cucchiaio fino a far amalgamare bene la farina con i liquidi. Ancora non dobbiamo avere un composto ben formato, basta che sia grezzo, ma questo ormai è un procedimento che facciamo da un po' di tempo su varie ricette, quindi lo conoscete già bene. Quando inizia a essere duro da girare col cucchiaio, possiamo entrare tranquillamente con le mani e finire questa prima fase di impasto, alla quale seguirà un riposo. Il burro lo metteremo in fondo dopo la fase di riposo, perché è sempre meglio metterlo dopo che il glutine ha iniziato a formarsi, altrimenti mettendolo all'inizio non si forma bene l'impasto e facciamo fatica ad avere un buon prodotto. Quindi prendiamo tutta la nostra farina che abbiamo dal fondo, la mettiamo sopra e impastiamo. Continuiamo così per un minuto o due finché ancora abbiamo un impasto molto grezzo ma si è assorbito tutto. Per ultimo, come vi dicevo, inseriamo il burro a pomata, morbido, mi raccomando non fuso, meglio così o appena appena anche più duro. E lo inseriamo schiacciando in questo modo, dobbiamo proprio farlo assorbire. È importante, come vi dicevo, farlo dopo che abbiamo già preso l'impasto un po' di consistenza e dopo che non c'è più farina sul fondo. Adesso l'impasto è ancora un po' duro, vedrete che assorbendo il burro con la sua percentuale d'acqua e i suoi grassi ci darà un impasto più estensibile. Questo per essere un impasto da per questo tipo di prodotto non ha moltissimo burro, siamo stati abbastanza bassi, proprio il minimo indispensabile per dare quella sofficità ricercata in questo tipo di prodotto. Impastiamo così altri 3-4 minuti finché il burro non sia rosso. Passati i nostri 3-4 minuti di impasto, come potete vedere il burro è stato assorbito, il nostro impasto adesso ha bisogno di riposare almeno un quarto d'ora. Facciamo una palla, perché lo vedete ancora grezzo, non si è ancora ben sviluppato il glutine, però lo lasciamo riposare prima di rilavorarlo. Facciamo la nostra pallina, la mettiamo qui nella ciotola e dopo un quarto d'ora 20 minuti lo riprenderemo. Dopo il quarto d'ora 20 minuti di riposo possiamo andare a finire il nostro impasto, lo mettiamo sulla spianatoia e lo impastiamo leggermente per circa 30 secondi, un minuto. Come vedete l'impasto sta prendendo tutta un'altra consistenza che il riposo gli ha fatto bene. Formiamo una palla, rimettiamo nella nostra ciotola, leggermente unta in modo da poter dopo staccare molto bene l'impasto, e facciamo lievitare per circa 2 ore o comunque fino al raddoppio in un luogo a 25-26 gradi tenendo coperto. Trascorse
circa 2 ore di lievitazione, il nostro impasto sarà pressoché raddoppiato. Adesso andremo a fare le pesature per i nostri 2 tipi di pane e faremo sui 110-120 grammi per il pane da hamburger e mentre 3 piccole palline da 40 grammi per le trecce. Mi raccomando, pesate sempre le quantità di impasto che usate per fare le forme, perché è molto importante che abbiano tutte lo stesso peso e la stessa dimensione, cuoceranno nello stesso tempo. Posizionatevele così per il numero 3 per ogni treccia che volete fare. Noi ne vedremo adesso 2. Quelli per le trecce li formiamo così leggermente con una forma tondeggiante, li facciamo un attimo riposare qua a fianco, perché dopo da una forma tonda è più facile far venire i filoncini per fare le trecce regolari tutte con la stessa quantità di pasta lungo tutta la lunghezza, altrimenti partendo da una forma non regolare poi ci verranno delle trecce meno belle e meno regolari. Okay. Per quanto riguarda i panini da hamburger, prendiamo i nostri pesi e li chiudiamo al centro come per formare una pallina da pizza e cerchiamo, stiamo attenti a stringere abbastanza. Eccoci qua. Quando la pallina è ben formata la chiudiamo bene sotto, la schiacciamo un pochettino in modo che dopo lievitazione si allarghi anche un po', e per mettere il sesamo usiamo un pennellino con dell'acqua. Spargiamo delicatamente la parte superiore che dopo andremo a immergere nel sesamo. Mettiamo nella nostra carta forno. Facciamo la stessa cosa per le altre palline. Quando inizia a essere tesa la chiudiamo come se fosse una pallina da pizza. Stiamo ben attenti a chiudere la parte inferiore. Cospargiamo con un po' di acqua e mettiamo nel sesamo. Teniamoli ben distanziati perché crescerà bene. Eccoci qua con la pallina d'hamburger. Vedete? Semplicemente facendo pressione tra la mano e il tavolo si va a formare bene la pallina. Chiudiamo bene sotto. D'acqua e passiamo nel sesamo. Perfetto. Per quanto riguarda le trecce, adesso le tre palline che abbiamo fatto di ognuna andiamo a chiuderle e a fare dei piccoli filoncini. Cerchiamo di farli di uno spessore abbastanza regolari perché ci verrà una treccia più bella e regolare. Uno. Vedete l'impasto che è bello morbido e però non attacca, quindi si riesce a lavorare bene, non c'è bisogno di mettere farina, altrimenti dopo scivolerebbe troppo e faremo fatica a lavorarla. 2, cerchiamo sempre di avere la stessa lunghezza. E 3. Adesso che li abbiamo messi vicini possiamo formare la nostra vera e propria treccia. Uniamo la parte superiore, accavalliamo un lato sul centro e spostiamo l'altro e andiamo avanti con la chiusura della treccia cercando di stare abbastanza stretti.
lì tutti i pani, siamo pronti per metterli a lievitare un'oretta circa fino a che raddoppiano a 25-26 gradi, coperti se non è, se siete all'aperto, oppure se lo mettete nel vostro forno come cella di lievitazione tenete un pettolino d'acqua in modo che, non, che tenga l'umidità e non faccia fare la crosta. Una volta lievitati li cuociamo a 220-210 gradi a seconda del forno per circa 15 minuti. Se è possibile mettiamo, gli mettiamo un po' di vapore quando, quando iniziamo la cottura, e potete vedere a fianco il risultato finale e potete rendervi conto anche di quanto sviluppa questo pane. Le quantità sono, di impasto sono uguali, si parte da questo crudo, si arriva a questo cotto, e idem per i panini da hamburger. Voi non potete sentirlo, vi assicuro, sono molto molto leggeri. Grazie per averci seguito in questa video ricetta, alla prossima!